troviamo presso la scuola Mele di Polla per una comunicazione di servizio ambientale. Di fronte ai problemi ambientali, alcuni pensano che essi non ci riguardino direttamente, poiché si manifesteranno in tutta la loro gravità tra qualche secolo. Sarà compito delle generazioni future risolverli e noi, che siamo il futuro, lo facciamo da oggi. Per questo abbiamo studiato per voi le previsioni meteo per il prossimo mese e continueremo a farlo per cercare soluzioni comuni al disagio stradale che le condizioni climatiche avverse possono provocare. Passo la linea alla nostra inviata speciale, Antonia Bufano, che si trova presso il laboratorio scientifico della nostra scuola, sede della stazione meteo in nostra dotazione, per comunicarvi le previsioni meteo di maggio. Dopo lo sbarco della stazione meteo presso il laboratorio scientifico dell'Istituto Comprensivo di Polla, ecco a voi le previsioni meteo per il prossimo mese. Dopo iniziali nubi su tutto il Vallo di Diano, sono in arrivo piogge e temporali che interesseranno gradualmente i comuni del Vallo. Ovunque temperature in calo e possibilità di sterrivamento dei fiumi dagli argini e allagamento delle principali vie di comunicazione. Si consigliano percorsi alternativi alle strade nazionali e provinciali, preferendo trasporti su rotaie utilizzando le varie stazioni ferroviarie dislocate su tutto il territorio del Vallo, attualmente in disuso, ma che sicuramente saranno riattivate a breve. A tutti gli automobilisti e centauri si consiglia prudenza, sul bagnato la tenuta di strada è minima. Prima di correre, pensa. Ovunque seguiranno brevi miglioramenti. Vi ringraziamo per averci seguito. Arrivederci alla prossima previsione.